Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parleremo dell'antica civiltà cinese. L'argomento è molto bello e interessante. È per questo che io ho deciso di dividerlo in due parti, quindi in due video. In questo video noi parleremo soprattutto della nascita di questa antichissima civiltà che nacque vicino a un fiume giallo, pensate, che è veramente giallo e che andremo anche a vedere insieme. Parleremo poi anche dell'agricoltura, parleremo della loro organizzazione sociale, di come erano le case e della famosa scrittura, la scrittura di ideogrammi, e vedremo anche quali attrezzi utilizzavano e come facevano la carta sulla quale scrivevano. E c'è un bellissimo video che potete vedere su proprio la fabbricazione della carta. Andiamo ad iniziare. Io inizierei subito con, diciamo, la nascita della civiltà. I nostri archeologi hanno trovato reperti che risalgono al 4000 a.C., mentre i primi villaggi risalgono invece al 3000 a.C. E dove sorgevano questi villaggi? Vicino a dei fiumi che ci andiamo a vedere sulla cartina. Allora, abbiamo questa zona della Cina, molto grande, con due fiumi importantissimi, il fiume giallo e il fiume azzurro. Il fiume giallo, come dice il nome, è proprio giallo e andremo poi a scoprire e a vedere anche delle immagini di questo fiume e scopriamo perché è giallo. Allora, qui nacquero inizialmente dei piccoli villaggi, sia sul fiume giallo che sul fiume azzurro. Ora, questi due villaggi si litigavano sostanzialmente il territorio e quindi erano in guerra continuamente, erano dei nemici e si combatterono per tanti tanti anni. E sappiamo che intorno al 1500 a.C., da semplici villaggi divennero delle città fortificate proprio con delle mura e continuarono a farsi guerra ancora per molti anni, fino al 221 a.C., quando in realtà decisero di unificare il territorio e di formare un unico regno sotto la dinastia dell'imperatore Qin. Qin, da dove poi deriva il nome Cina. Quindi divenne un unico impero molto potente e rimase così sotto agli imperatori fino al 1912 d.C., quando poi la Cina divenne una repubblica. Parliamo dell'agricoltura e di come vivevano questi popoli vicino ai fiumi e perché il fiume Giallo è giallo. Fiume giallo, come possiamo vedere qui da un'immagine che vi apro, è veramente giallognolo perché nelle acque vi è un fango di questo colore che è un limo che sappiamo bene va a fertilizzare in maniera naturale i terreni. Quindi di che cosa potevano vivere questi popoli? Vivevano soprattutto di agricoltura e coltivavano orzo, frumento e la cosa più importante che si produce in Cina è il riso, che poi è il principale alimento per loro. Quindi lungo le rive di questo fiume coltivavano, anche lungo le rive del fiume Azzurro, ma in particolare sulle rive del fiume Giallo. Un'altra cosa molto importante che riguarda l'agricoltura sono dei boschi dove troviamo delle piante di gelso, degli alberi di gelso. E perché mai questi alberi di gelso sono così importanti? Perché esistono degli animaletti, i famosi bachi da seta, che si cibano delle foglie di questo gelso. Cosa facevano i cinesi con questi bachi da seta? Andiamo a vedere che cos'è un baco. Eccolo qui, è un bozzolo che questi animaletti, che sono dei bruchi, prima che questi bruchi diventino delle farfalle, vanno a costruire questo baco da seta.
Da qui i cinesi traggono il tessuto della seta, che è un tessuto molto pregiato, molto leggero, molto bello, che poi tingevano, facevano di tanti colori sgargianti e che vendevano. E sono loro per la seta, sappiamo, i primi produttori di questo tessuto così bello. Quindi è da ricordare tra i prodotti dell'agricoltura. Per quanto riguarda invece la società, come abbiamo detto, c'era l'imperatore che era ritenuto una specie di dio e che governava tutto il regno. Si faceva aiutare da dei semplici funzionari e poi sotto di loro, in una piramide immaginaria della società, dobbiamo immaginare degli artigiani che lavoravano il bronzo e che facevano la terracotta, facevano vasi, facevano statue e lavoravano anche il ferro e il bronzo per costruire le armi. Le città erano, come ho detto, molto fortificate e quindi protette, perché comunque erano soggetti alle invasioni dai popoli del nord, di cui poi ne parleremo più a lungo. In ultimo abbiamo i contadini. Di che cosa si occupavano i contadini? Lo sappiamo, appunto, della coltivazione di questi terreni vicino ai fiumi. Ma in caso di guerra i contadini diventavano soldati e diventavano parte dell'esercito e andavano a combattere. Quindi erano comunque parte molto importante della società. Non esistevano né schiavi né altre tipologie. Per quanto riguarda le case, invece, dobbiamo distinguere tra le case, diciamo, dei nobili, dei ricchi, che erano fatte soprattutto in legno con i tetti con tegole di terracotta, e le distinguiamo, invece, le possiamo così differenziare da quelle dei contadini e degli artigiani, che erano delle case più semplici, fatte con il fango, con il legno e con le canne da bambù. Molto interessante è la scrittura dei cinesi. Nacque intorno al 1500 avanti Cristo e loro inizialmente incidevano sui gusci delle tartarughe o sulle ossa degli animali. Che cosa incidevano? Incidevano degli ideogrammi, una specie di disegni. Molti di questi segni, di questi ideogrammi, ancora oggi vengono utilizzati nella famosa scrittura cinese, che è per noi occidentali molto complicata. Come scrivevano? Scrivevano anche con delle asticciole che simili a dei pennelli. Pennello che veniva intinto dove? In un inchiostro. L'inchiostro veniva fatto con il carbone sbriciolato, mischiato a dell'acqua, come possiamo vedere qui nero, e loro intingevano il pennello e disegnavano proprio, scrivevano i loro ideogrammi. La cosa molto interessante è che loro hanno scoperto, inventato e quindi fatto la carta. Fu nel 105 avanti Cristo. Come facevano la carta? La carta veniva fatta, come possiamo vedere qua, prendendo le cortecce degli alberi, ma non solo, vecchi stracci o reti dei pescatori ormai rotte, rovinate, venivano questi materiali, venivano tagliuzzati, sminuzzati e messi nell'acqua, che in modo tale che si ammorbidivano fino a formare una pasta che veniva spalmata su una specie di setaccio e messa ad asciugare. Quando si asciugava, veniva tutta pareggiata, veniva tutta asciugata, questo impasto diventava carta e poi lì loro potevano, una volta asciutta, tagliata secondo il formato del quale ne avevano bisogno, e quindi iniziavano a scrivere. Invenzione molto molto importante. Allora, con l'invenzione della carta finisce qui questa prima parte del video sulla civiltà dei cinesi. Invece, per quanto riguarda il prossimo video che andrete a vedere, parleremo di altrettante cose interessanti. Parleremo innanzitutto della loro religione e della grande muraglia che tutti conosciamo, questa enorme struttura di mura di cui poi ne parleremo largamente, vedremo anche delle immagini con una sorpresa finale. E non solo, parleremo anche del famoso esercito di terracotta e che cos'era,
e delle loro invenzioni. Per quanto riguarda la sorpresa finale della Grande Muraglia, abbiamo delle immagini satellitari che ci fanno vedere la Grande Muraglia dallo spazio. Sarà vero? È vero che la Grande Muraglia si vede dallo spazio? Lo scopriremo nel prossimo video. Ciao a tutti!